Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi voglio condividere con voi degli acquisti che ho fatto su AliExpress. Allora, sono degli acquisti funzionali all'organizzazione, sono piccole cose, ma comunque funzionali all'organizzazione di tutto il casino che ho su questo tavolo, che un giorno vi farò vedere approfonditamente. E che mi servono anche per le riprese, foto, comunque vediamoli insieme. La cosa sorprendente è che ho fatto l'ordine il 29 luglio e i prodotti sono arrivati l'8 agosto, quindi una consegna super, iper, mega, ultra veloce, visto che diciamo, i tempi di consegna di AliExpress sono un pochino più lunghi. Allora, questo è il pacco. C'è un'altra cosa sorprendente per questi prodotti, il prezzo. Cominciamo a vederli. Allora, il primo è questo ed è un piccolo cavalletto per le riprese, per il telefono. Diciamo in modo che se ho necessità di fare magari delle foto un po' più di precisione, senza muovere tutto, o comunque delle riprese dove non serve un cavalletto molto alto, evito di smontare, montare, allungare e tutto quanto. Quindi è questo, si presenta così, qui c'è la rodellina e questo è l'aggeggino per mettere il telefono. Il prezzo di questi prodotti, cada uno, quindi per ciascuno, è stato di 1,85 euro, quindi voglio dire, anche se non sono della durata di tutta la vita, forever, comunque, ecco, diciamo, i piedini del cavalletto si possono anche modificare, modellare in base all'uso. E voglio dire, il prezzo è allucinante, perché anche se non dureranno per tutta la vita, comunque, diciamo, una minima durata a un prezzo così basso è accettabile. Quindi questo, diciamo, è il primo prodotto. 1,85 euro. Il secondo prodotto è questo, è un prodotto che io non avevo mai comprato e trovandolo al prezzo di 1,85 euro ho deciso di prenderlo ed è un organizer per i rossetti, per i lipstick. Quantomeno, diciamo, io ho un casino nei rossetti, ho tutto. La mia makeup collection non è sistemata in Alex, in Pax, in cose. Io ho un comodino e tutto il resto dei miei prodotti è sparso un po' sul tavolo, un po' nei beauty case, un po' nelle scatole, diciamo, mi arrangio in questa maniera. Quindi, guardando al futuro, ho pensato di cominciare ad organizzare un pochino anche per cercare di ricordarmi tutti i prodotti che ho, Co comunque per averli a vista, ecco perché non riesco a ricordarli tutti. Quindi questo, diciamo, 1,85 euro è l'altro prodotto che ho comprato. Ah, dell'organizer ho dimenticato di dirvi che è arrivato un po' scheggiato qui. Si vede? Eccoci. Perché a parte la scatolina non c'era alcuna protezione, quindi la scatolina e il pacco, quindi una nota dolente può essere questa. Poi questo in effetti non è un prodotto, non era un prodotto indispensabile, però 1,85 euro, ma che fai, lo lasci. Sono, sì, vi ho spiegato, sono pennelli, sono 10 pennelli occhi. Ecco, così evito di spiegarvi. Da dettaglio, diciamo, sì. È perché questi sono, non bastano mai i pennelli occhi, quindi poi li ho visti così, colorati. Ne prendiamo uno per tutti per vedere. Sì, dai, le setole sono. Bisogna vedere se restano così integri o se li perderò strada facendo. Vi farò sapere comunque. Così dico se. Ma comunque le setole sono morbide. Se
è un affare, perché no? Quindi gli farò sapere se ne valsa la pena oppure no. E poi sono così discolorati, coloratini. E quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 che rimetto qui a segarli. Poi ho preso gli ultimi due prodotti, e poi è vuoto, col buco, un beauty grande e uno un po' più piccolo. Andiamo ad aprire, sempre 1,85 euro. 1,85 euro ogni cosa ho preso, quindi più o meno circa sono 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, circa 9 euro, 9 euro e qualcosa. Pronto, andiamo ad aprire questo. Così va a sentirne la consistenza. Ok, questa è plastica, pura plastica, però è abbastanza capiente. L'odore è di plastica, quindi non è fastidioso, però non è profumato, ecco, odore di plastica. Vediamo che, dico, è abbastanza capiente, come prodotto che avete sott'occhio. Diciamo che si può riempire, quindi questa è quella grande e questo è il secondo, che è un po' più piccolo, ma è anche una diversa consistenza, sembra un po' più resistente rispetto a quello più grande, in effetti è anche più carino, è una plastica un po' più dura. Si apre così e questo è l'interno. C'è anche il cordino per poterlo prendere. Proviamo sempre con NYX, che non so dove è finito qui. Diciamo così, lo spazio, l'altezza è quella del correttore di NYX. Ci entra dritto, non so se si vede, ecco qui. Washback. Entra dritto, è largo, sicuramente è largo, la larghezza è questa. E anche questo 1,85 euro. Quindi, diciamo, ho voluto fare questa piccola spesa per cercare di mettere un po' di ordine in questa stanza. E poi, a un prezzo così conveniente, vi farò sapere se la durata è breve, degli articoli che ho preso è breve, o se comunque avranno una durata nel tempo. Fatemi sapere se c'è qualcosa che vi piace dei prodotti che ho comprato, così vi lascio il link sotto. E per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, tanto è gratis. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!